35 anni, viene da Bolzano e si è trasferita qui a Palermo per cercare il suo principe azzurro, l'uomo ideale. Ciao Manuela. Ciao caro. Allora Manuela, tu sei in cerca di questo principe azzurro dell'uomo ideale? Certo. Che fino ad oggi non hai potuto mai incontrare? Da sempre, no, ne ho incontrati assai. Solo che? È solo che ora finita male. Ne servono nuovo. Quanto tempo è che sei single? 3 mesi. Ah, pochino. Sì. Quanto è durata la tua ultima storia d'amore? 3 anni. 3 anni. Ne hai sofferto quando ti sei lasciata, certo? Sì, però è stata una cosa che è andata a calare nel tempo e quindi non è stato un trauma così quindi grosso. È stata graduale? Sì. Sì, sì. Vabbè, a che tipo di uomo siamo interessati? Parliamo dell'età. Tu hai 35 anni, quindi... L'età non è fondamentale. Sì. Per me l'età non è fondamentale. Vabbè, ma una base la dobbiamo chiedere per i telespettatori che si vogliono presentare come i tuoi corteggiatori. Allora, in generale preferisco gli uomini o più piccoli o più grandi di me, perché ma i miei coetanei sono... Non ti piace. Sei contraria? No, però di solito sono... Sono? Sono mammoni. Mammoni? Sì, per dire una cosa gentile. Cioè, per dire una cosa simile tu praticamente hai avuto una brutta esperienza per quanto riguarda... No, gli uomini mammoni. No, è una statistica che ho fatto. Ah, okay. Sì. Quindi partiamo dai 30, va bene? No, partiamo dai 25. Dai 25? Ai 40. Ai 40. Quindi dai 25 ai 40. Hai preferenze per quanto riguarda aspetto fisico, biondi, bruni? No, preferenze no. Mentre... La persona è importante. La cosa che ti interessa appunto è la persona. Parliamo di questo argomento. Cioè, come dovrebbe essere un uomo dentro per catturarti? Ma dentro subito non si può vedere. La prima impressione quando ci si incontra qualcosa scatta sempre. Esatto. Cioè lo preferiresti, non so, dolce? Sì. Oppure, ma non so, un pochino più macho? No, macho man non è tanto il mio genere, no. Quindi la dolcezza ti piace di più, ti attira? Sì, ma la dolcezza non è qualcosa che si esprime subito, si vede negli occhi. Si vede negli occhi. Quindi la prima cosa che ti affascina è guardare l'uomo negli occhi. Sì. Cioè tramite gli occhi tu devi sentire quel contatto in più che fino ad oggi hai sentito poco. Come fino ad oggi? No, io ho sentito sempre tanto. Praticamente ti hanno catturato sempre con gli occhi, con lo sguardo. Sì. Solo che sono rimasti giustamente limitati, sì. Quindi... No, ogni storia a sé. Io non ho rimpianti e non mi sento di dire che le mie storie passate siano... state limitate in qualche modo. Come ti definisci tu? Che tipo di donna ti definisci? Cioè se tu ti dovessi descrivere, come ti descriveresti? Io sono una persona abbastanza timida e di conseguenza cerco di essere molto estroversa in determinate situazioni. Amo la musica, mi piace stare in compagnia. Sì. Nella vita poi si attraversano delle fasi, più estroverse, più introverse. Sono in una fase abbastanza espansiva della mia vita, per cui mi piace organizzare eventi, stare con gli amici, invitare persone, far conoscere persone nuove, creare delle situazioni per cui persone che non si conoscono si possono incontrare. Per te l'amore che cos'è? L'amore muove il mondo. Muove il mondo? Sì. Secondo te la cosa fondamentale, di base, per diciamo andare d'accordo in un rapporto di coppia, quale potrebbe essere secondo te? Patti chiari e amicizia lunga. Cioè? Mettere in chiaro tutto? Sì. Mettere addirittura le carte in tavola? Sì. Ti devi comportare così e allora vai d'accordo con me, eccetera, eccetera. Giusto? Sì. Perfetto. Vabbè.
E quali sono i tuoi hobby, Manuela? Fotografia? Sì. Leggere. Leggi molto. Nuotare. Nuotare ti piace pure? D'estate, inverno no. Esatto. Con la muta. Non, fai sport? Non sono così estrema. Fai sport? Ho fatto tanto sport in passato, che mi ha lasciato qualche cicatrice. Addirittura? Che tipo di sport? Sport estremo? Tuffi. Nuoto, qualche scoglio magari che hai incontrato. Nuoto e tuffi, sì, però stavo a Bolzano. A Bolzano ci sono più scogli magari rispetto a qua. Un po'. Va bene. Amici telespettatori, parlo con gli uomini che partano dai 25 anni e arrivino massimo a 40 anni. Manuela è qui, sta cercando il suo tipo di uomo ideale, la sua anima gemella. Per tutti quelli di voi che la volessero contattare personalmente non possono fare altro che chiamare la nostra redazione al numero che state vedendo in sovraimpressione, oppure collegarvi al nostro sito www.stranuamurisiciliano.it. Allora Emanuela, io so che tu devi comunicare qualcosa perché vedo che hai in braccio degli splendidi cagnolini. Dimmi tutto, cosa volevi Alberto, comunicare? Alberto, io volevo cogliere l'occasione, sì, per dire a tutti quanti, ragazzi, non abbandonate gli animali. Lo so che sembra una pubblicità a progresso, però questi due bambini erano per strada. C'è un sito a Palermo bellissimo che si chiama palermoanimali.it. Voi andate lì, mettete una foto del cagnolino che avete trovato o che volete dare via e c'è uno scambio di animali, lo potete vendere, lo potete far adottare, nel giro di una settimana ce la fate, una o due settimane massimo, non li abbandonate per strada, fatelo uno sforzo in più, noi abbiamo internet, abbiamo internet, usiamolo. Cioè, che sono splendidi, questi sono San Bernardo. Questi sono dei San Bernardi. Piccoli piccoli. Verranno lei 50 kg e lui 80. Madonna, sarebbe a dire in coppia 130 kg. 50 e 80. Certo, ma questi cani hanno una storia favolosa. Sì. I San Bernardi hanno salvato più di 20.000 persone da quando è stata inventata questa razza, nel 1980. Va bene, allora speriamo che i telespettatori colgano questo tuo messaggio e vanno direttamente sul sito, hai detto? palermoanimali.it. Palermo Animali. Se forse mi sto sbagliando per l'emozione, o è Animali Palermo o è Palermo Animali. O Palermo Animali, o Animali Palermo, insomma, sempre animali. Sì. Punto it, animalipalermo.it o... Voi provate prima una, poi l'altra. Per tutti quegli uomini, ripeto, dai 25 ai 40 anni che volessero contattare la nostra Manuela, che viene da Bolzano a 35 anni in cerca dell'uomo ideale, non possono fare altro che contattare la nostra redazione al numero che state vedendo in sovraimpressione oppure andare sul sito www.stranuamurisiciliano.it. Allora Manuela, in questo momento ci sono quei telespettatori che ti stanno guardando e stanno decidendo se venirti a corteggiare oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai. Alberto, perché hai detto l'età? Non la dovevi dire l'età. Ma tu ne dimostri di meno, dai, c'hai 35 anni, ma sembra che ce n'hai almeno 30. 30. Ti ringrazio. Sì. Forse anche di meno. Sì, ma io me ne sento molti meno. Vabbè, allora dai il messaggio guardando la telecamera, vai. Ragazzi, venite alle serate che organizzo, così ci conosciamo. Ma devi dire quali sono le serate. Domenica, appuntamento fisso allo Zammu alle 7:30, buffet DJ set. E al Calamuri, sempre la domenica. Messaggio fantastico. Per cui amici telespettatori, chiamatela perché Manuela è qui, sta aspettando le vostre telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Manuela. Ciao ciao.